siccome poi organizzazione e benessere sono strettamente intrecciati, allora sull'organizzazione, questa è l'organizzazione che la TS ci sta calando dall'alto, lato aziendale, la dotazione organica, eccetera. Poi però l'organizzazione che poi determina anche il benessere degli operatori e che poi si riflette, non dimentichiamo, sulle prestazioni che vogliono i pazienti, perché soltanto degli operatori che sono motivati, che hanno che stanno bene al lavoro possono garantire un buon livello di assistenza. Questo dipende anche da noi, cioè voglio dire l'organizzazione è anche quella che esiste all'interno di una struttura ed è anche, sono anche le relazioni tra le strutture. Allora su questo però non c'è attesa che tenga, dobbiamo lavorare noi, perché lo viviamo tutti i giorni, cioè io passo gran parte del mio tempo a fare riunioni per mettere insieme diverse strutture, diversi attori dei percorsi, perché si stenta ad avere, si fatica a mettere insieme le professionalità. Però su questo, ripeto, siamo noi che dobbiamo lavorare. A parte questo, ecco perché la PS è importante e ci aiuterà. Allora, abbiamo già visto dei segnali, no? Sul benessere delle persone. In fondo, da che cosa è dato il benessere di tutti noi, di tutti voi, no? Diciamo che intanto le nostre strutture, parlo proprio delle strutture edilizie, non aiutano ad andare a lavorare volentieri, perché sono vecchie, perché ci crollano i soffitti, ci crollano in testa i soffitti. La nostra tecnologia è vecchia, non abbiamo attrezzature recenti e questo tutti i giorni lo vediamo. Io capisco che per un professionista avere l'ecografo che funziona, non avere il telecomandato della radiologia, io capisco che queste siano tutte criticità, tutti elementi che determinano che siano assolutamente controproducenti rispetto a quello che vogliamo fare. Noi vogliamo, in questo la TS sta lavorando, noi vogliamo creare e diciamo arrivare al massimo benessere degli operatori. Qui ci sono dei problemi strutturali che già non ci aiutano. Allora, questo è un elemento. Poi c'è anche l'elemento economico, che non è sicuramente secondo l'elemento economico. Allora, abbiamo trovato qui, io l'ho trovata e il direttore generale ha trovato una situazione in cui il comparto da anni non aveva la retribuzione di risultato, c'erano 6-7 milioni che dovevano essere distribuiti tra i dipendenti del comparto e che non si riusciva ad attribuirli. I dirigenti da anni non prendevano la retribuzione di risultato. Io capisco che non si riesce, anche il sistema degli obiettivi, non può arricchire, non può avere, non può essere efficace se poi le persone non vedono che a fronte del loro impegno c'è anche il riconoscimento economico. Allora, su questo siamo perfettamente d'accordo. Però, allora, voglio dire, i primi segnali li abbiamo avuti. Il problema delle fasce non è un problema da poco. Ed è vero che solo la PS nessun altro sarebbe stato in grado di risolvere. Abbiamo risolto un problema economico che non è di poco conto per i dipendenti, questo per il pregresso, ma questo vuol dire che per il futuro i dipendenti di Carbonia, proprio grazie alla PS, avranno un occhio di riguardo, perché questo è stato scritto nel accordo, anche per quanto riguarda le progressioni orizzontali. Quindi verranno portati piano piano allo stesso livello dei lavoratori delle altre zone della Sardegna. Quindi voglio dire, questo è uno sforzo che la TS ha fatto, devo dire, bisogna riconoscere con una grossa assunzione di responsabilità, questo lo dovete riconoscere tutti. Per quanto riguarda la retribuzione dei risultati dei dirigenti e tutto il meccanismo, dal 2017 non ci sarà
adesso si pagherà il 2017, siamo nel 2018, non ci saranno più ritardi, qui dobbiamo soltanto recuperare i ritardi che si erano accumulati negli anni passati, e anche su quello la Chiesa ci sta dando una mano perché noi riusciamo ad azzerare la situazione. Allora, sono questi poi i fattori che influiscono sul benessere delle persone. E allora, voglio dire, su questo nessuno può negare che la Chiesa ha messo un grande impegno, che c'è un grande impegno da parte della direzione per garantire a tutti i lavoratori i loro diritti. Insomma, questi sono diritti, non è che sono... non sono favori che la direzione, sono diritti che però prima non mi vengono riconosciuti. Allora, io l'invito che poi voglio fare a tutti è questo: pur riconoscendo che abbiamo che il periodo è difficile, che il momento è difficile, un momento critico, che dobbiamo superare diverse criticità legate, ripeto, all'avvio di queste strutture, eccetera, eccetera. Però io vorrei, non lo so, vorrei instillare in ognuno di voi questo ottimismo che ho io, e cioè vorrei che ognuno di voi si rendesse conto che questa è l'unica occasione che abbiamo per superare i problemi che in passato non erano mai stati risolti. È che ognuno capisce che davvero da parte della Chiesa c'è il grosso impegno. Su questa area la direzione generale ha deciso di investire anche per intanto apparecchiature sanitarie, è stato di recente acquistato l'ecografo per la cardiologia, il mammografo forse è già arrivato ieri o comunque sta arrivando, il telecomandato per la radiologia di Iglesias. La prima cosa che mi è stato segnalato quando io sono arrivata in questa radiologia non c'è telecomandato da anni, non so da quanti anni. Allora, oltre a questo, sono in arrivo quattro ambulanze nuove. Io se vedo ambulanze qui, se mi dicono che ci sono ambulanze con 350.000 km e 15 anni di vita, devo pensare che 15 anni non si comprano ambulanze. Allora, se in 15 anni non è stata comprata un'ambulanza, se adesso in un anno, è vero, è passato un anno e mezzo, ma in un anno e mezzo ne arrivano 4, la Chiesa ne fa arrivare 4, guardate che miracolo, cioè veramente un miracolo. Allora, anziché sentire i mumi, io vorrei davvero aprire gli occhi su queste cose, ma ve lo dico perché se non c'è davvero la sfida di tutti per il cambiamento, poi abbiamo bisogno del vostro supporto, e la direzione lo sa, io lo dico sempre. Ma infatti credo che questo la direzione l'abbia capito, noi la settimana scorsa che abbiamo avuto per due giorni il direttore sanitario che ha incontrato praticamente tutti i primari, tutti i direttori di struttura complessa per sentire i problemi e per aiutarci a lavorare anche sull'organizzazione, perché qui non mancano le professionalità, il personale sì, da qualche parte manca, da qualche no, qui quello che manca è l'organizzazione, però davvero io faccio fatica a vedere lo sforzo dei professionisti a una nuova organizzazione. La Chiesa ci aiuterà a farlo e io credo che questo sarà per il bene degli utenti, nonostante quello che si dica strumentalmente che vogliamo smantellare servizi del potenziale, non è vero, noi con una nuova organizzazione riusciremo ad ottimizzare. Per cui grazie. Quel Gianni